Io do il benvenuto a Stefano Marongiu. Invece dell'incubatrice, invece di una neonata di un giorno, uno di questi mostri dei cieli, una volta ha portato in Italia il nostro Stefano Marongiu, che di professione fa l'infermiere. E che l'anno scorso, il 10 giugno del 2015, è stato portato in condizioni tremende qui in Italia, perché di ritorno da una missione della Sierra Leone. Possiamo dire come stava Stefano? Lo faccio raccontare a lei. Tornerei un secondo indietro, perché era maggio, che sono stato male e mi trovavo già in Italia. Stavo veramente male. Possiamo dire cosa avesse? Così dai, sì, tagliamo la no, testa assolutamente. È un fatto di cronaca, purtroppo. Ho avuto l'ebola. L'aeronautica militare, insieme a tutto quello che si è creato intorno al mio caso, dalle malattie infettive di Sassari. Perché lei era tornato in Sardegna, giustamente, poi lì hanno capito che la cosa sì, era lì, grave. Grazie al, diciamo, ai protocolli che avevo conosciuto durante il periodo di addestramento presso l'ONG Emergency, ho avuto la possibilità di riconoscere le problematiche che avevo. Mi hanno trasportato in isolamento nel reparto di malattie infettive di Sassari, dove mi hanno gestito in maniera ottimale, solo che era troppo difficile gestire una situazione del genere a Sassari. Quindi lì è partita la chiamata e Stefano, il gruppo di biocontenimento ha fatto di più di quanto io pensassi si potesse fare. Le racconto una cosa, io ero nella sala stampa allestita così, temporaneamente, allo Spallanzani. Io ricordo gli occhi lucidi dei dottori, ricordo la difficoltà che avevano loro nel raccontarci ogni giorno cosa fosse la nostra apprensione, non perché avessimo paura di mischiarci l'ebola, perché è stato scritto di tutto, ma semplicemente perché immaginavamo che cosa nella sua mente potesse passare in quel momento. Quando lei è stato portato a bordo di questo volo, che pensieri ha fatto? Era lucido, era ancora cosciente, insomma, ha detto le cose stanno andando maluccio, lei insomma in fondo un infermiere, no, sapeva? Mi sono reso conto poco prima di essere trasportato delle mie condizioni generali e sapevo che nel gruppo di biocontenimento avevo una scelta difficilissima da fare, perché loro magari non lo dicono, però a un certo punto loro hanno una scelta importante, che è quella di dire lo possiamo trasportare oppure no. Mamma mia. E lì hanno scelto di farmi vivere. Di rischiare. Sì. Posso fare? Guardate, tutto questo sono secondi. Io questo è quello che, capitano, vorrei che arrivasse anche a casa. Ma non perché vi dovete far belli ai nostri occhi, che quello che fate è così palese, è così straordinario. Non è nel nostro stile. Esattamente. Ma qui parliamo di secondi, avete nelle mani la vita delle persone. Sì, noi abbiamo l'orgoglio di essere il piccolo anello di una catena che fa qualcosa di straordinario, cioè salvare vite umane. È vero che noi non siamo medici, però partecipiamo di un processo eccezionale. Quando Stefano ha detto una parola che forse qualcuno potrebbe suonare ostica, biocontenimento, abbiamo parlato di ebola, potete solo immaginare la gravità della situazione, i rischi per una questione medica sociale, insomma una malattia ad altissima rischio di contaminazione. Lei è stato, intanto queste sono immagini che tra l'altro, ecco qua, io me la ricordo come se fosse ieri, quando finalmente l'abbiamo potuto vedere allo Spallanzani. Lei è stato trasportato, lo dico, una specie di scafandro, come potrei dire, insomma, in un contenitore. La bara di Biancaneve. Esattamente. Come l'ha definita? La bara di Biancaneve. Bellissima, la bara di Biancaneve, poesia vicina ad una cosa tremenda. Che cosa prova, Stefano, posso dire, nei confronti di questa divisa? Io vi vedo assieme adesso, uno accanto all'altro. No, io... Che cosa ha da dire a questi ragazzi, a questi uomini meravigliosi? Io ho da dire a loro che innanzitutto sono grato, però sono grato a tutto quello che ha detto giustamente un anello importante, fondamentale. Io ho vissuto un passaggio e ho visto che quando una cosa è costruita bene, perché c'è dietro anche l'addestramento che viene taciuto, la preparazione, la motivazione, questo l'ho vissuto in tutti quanti i passaggi. Contate che io quando penso che sono arrivati prima i farmaci di me, il Ministero della Salute, l'unità di crisi in Sardegna, lo Spallanzani, non il lavoro, parliamo. È non loro che hanno preso in carico tutto e hanno portato avanti quell'anello, perché se si spezza un anello in una catena si rompe la catena. Stefano, lei quindi ha avuto mai paura enorme di morire veramente? Ma io ho la consapevolezza di morire, che è diverso, è un po' diverso.
ha avuto... a un certo punto ho detto, vabbè, è andata così, però ero tranquillo, nel senso che se uno costruisce qualcosa di buono, non ha bisogno di... Lei di era in Sierra Leone con Emergency, tra l'altro, sì, non è che è andato a fare il turista e si è beccato l'ebola, no, attenzione, non sono questo fare... vorremmo ricordare. Beh, ma anche questo è stato un po' frutto di varie polemiche, ma non sto qua... Ma lasci stare, sì, anzi, il mio problema. Incumplimento, no, dire no, una persona che sapeva esattamente cosa facesse, e poi, lo quello, dico. Quello che voglio aggiungere è che sapere che esiste un... che lo Stato ha... Lo Stato nostro ha tutte quante queste potenzialità, dai medici dello Spallanzani, gli infermieri, i colleghi bravissimi, i colleghi infermieri anche dell'aeronautica, i medici dell'aeronautica, i piloti dell'aeronautica, tutto quanto questa struttura che molto spesso viene veramente additate, si fanno solo polemiche, pensate gli aerei di Stato, i che cosa servono, mangiano soldi, ma eccetera. Solo... Beh, capiamo che da questo momento in poi... Tutto quello, forse trasportano il Presidente della Repubblica 4 volte l'anno, tutto il resto lo fa la stessa flotta per cui noi facciamo molte polemiche. Ha fatto benissimo a dirlo, Stefano, davvero. Una piccola sottolineatura è anche che alla fine noi ci rendiamo conto di avere la possibilità, e non ce l'hanno altri stati come la 46ª Brigata Aerea, di poter dare una garanzia di sicurezza anche al nostro connazionale all'estero. Sì. Questa è una cosa importantissima. Carlo Urbani insegna... Cioè, il grande medico che, ricordate, ha scoperto la SARS e di SARS c'è morto. Mamma mia. Per questo io dico, avere una risorsa così importante, con delle persone così altamente preparate, avere altre strutture in Italia che hanno riuscito, sono riuscite a dimostrare una grande preparazione, tipo lo Spallanzani... Fa benissimo, guardi Stefano, sicurezza. Fa benissimo a ricordarlo. Io ho solo un minuto e vorrei chiudere con il capitano. Sì. Capitano Casetti, quando torna a casa dal suo bimbo, lei è tornata stanotte da un'altra missione. Sì. Il suo bimbo dormiva con la tata perché anche il papà è un pilota. Sì. Cosa si sente di dirgli dopo, al ritorno da queste missioni, questi voli della speranza? Mi piace tanto l'espressione che ha usato. Guardi, io posso dire che spesso veniamo svegliati anche la notte per andare in volo, perché le esigenze sanitarie sono a tutte le ore, tutti i giorni, non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è Natale. È vero, quando torniamo a casa da queste missioni siamo sicuramente stanchi e distrutti, ma che cos'è in fondo un po' di stanchezza di fronte alla grandezza di quello che abbiamo fatto? E in questo devo dire che l'aeronautica militare ha delle capacità eccezionali, mi ricollego al trasporto in biocontenimento. L'Italia è un paese leader in questo genere di attività. Insegniamo queste capacità anche ad altri paesi. Questa è l'aeronautica militare. Grazie di cuore. Stefano Marongo, il capitano di Da Casetti. Grazie.